Il Comune di Serravalle ha dedicato una giornata al ricordo di Marco Pantani a 16 anni dalla sua morte, avvenuta il 14 febbraio del 2004. Dopo l'inaugurazione della rotonda, intitolata al pirata Ponte Stella a Casalguidi, culla del ciclismo, la giornata è continuata in Sala Francini, nella sede della Misericordia di Casalguidi. Pantani è stato ricordato da Stefano Fiori, giornalista e autore di un libro dedicato al pirata, Luciana Gradassi, della Federazione Ciclismo Regionale, Fausto Malucchi, avvocato e figlio dello storico presidente della Società Ciclistica Mastro Marco, Serafino Cappelli, ex dirigente di Società Ciclistiche e autore del libro L'Arciano, 50 anni di ciclismo. Io c'ho un aneddoto importante per quanto riguarda Marco Pantani, che risale al 1999. Nel 1999 Marco era già famosissimo, è stato tra l'altro l'ultimo che ha vinto Giro e Tour nello stesso anno, e nel 99, prima della disputa del Gran Premio di L'Arciano, era il 30 di aprile, Marco era in albergo a Montecatini. Ecco, io vidi in quella visita Marco come non l'avevo mai visto, perché quelli che hanno, diciamo così, una visione attenta hanno sempre visto Marco che non ha mai gioito effettivamente delle sue vittorie. Aveva sempre quell'aria un po' velata di un po' tra tristezza e malinconia. Vidi quella mezz'ora, perché poi ovviamente anche lui aveva tutti i suoi impegni, lo vidi veramente felice come non lo avevo mai visto. Io ho un calzaturificio, eravamo dei piccoli sponsor della Mercatone 1. Quel famoso anno che successe il patatracche, il sabato, noi avevamo preparato un paio di scarpe rosa, completamente rosa per lui, con lo stemma del pirata, per portargliele a Milano, perché ormai la cosa era già fatta. E queste scarpe ora ce l'ha la mamma, che io sono andato personalmente a portargliele.